Ma non entrano. Vedi, non entrano. Come cammino? Allora, eccolo qui. Cioè, così è impossibile. Ragazzi, oggi mi trovo a scuola calcio Pellegrino Sport ad Altamura per fare un video di calcio. Guarda cosa c'è lì in fondo, li vedi i campetti da calcio, papà? Certo che li vedo, certo. E sei pronto a sfidarmi oggi? Cioè, secondo voi è normale che stiamo andando a giocare, a fare un video nel campo da calcio e lui pensava che dovevamo andare in palestra? Ne so, Remo, tu ogni tanto dici le cose. No, io oggi avevo detto a me. Comunque oggi ci stai a giocare a calcio, qui ho messo già il pallone. E vedi cosa c'è qua? Ecco. Questa si può usare sempre la palestra se per andare a giocare a calcio. Il tema del video di oggi è il calcio. E ci sfideremo sempre io e te, chi vincerà? Io. Poi vedremo, perché non ti voglio spoilerare la sfida. Comunque io. Non perdiamo altro tempo. Let's go. Sei pronto? Guarda, girati lì in fondo, vedo già il campo. Anche la giornata è stupenda. Beh. Sei pronto per questa sfida? Sempre, che ne dici? Sempre. Tu sei pronto tu? Sono nato pronto. E vedi là cosa c'è? Che logo c'è? Juve. La Juve. Sempre insieme a te. A Roma qua non esiste. Non è, perché è cacciata. Guarda che belli gli spogliatoi. Ci prepariamo che poi andiamo a giocare. Questo sono io. Queste sono le docce. Guarda quanto sono grandi. Beh, come ti trovi qui? Bellissimo. Ti piace? Ti piace. Che armadietto prendo? Io voglio il numero 3. Perché io giocavo a calcio, facevo scherzini. Questo spogliatoio è il migliore di quello dell'aiuto. Se il tuo è il numero 3, il mio è il numero 4. Poi sono nato il 4. Febbraio. Poi fai vedere anche la condizione. Ma i capelli li vedo più corti. Cos'hai fatto? Li ho tagliati. Diamo la maglia, che ne pensi sempre di questa? Remo, quella maglia puoi lavare i vetri della mia macchina. Guarda, non gioca più Ronaldo, sei ritirato. Come secondo te sei stata una figura della Juve. Abbiamo detto che la maglia è di Ronaldo, giusto? Sì. Ronaldo. Pure le scarpe di Ronaldo. E io sì, ho le scarpe di Totti. Sì, voglio proprio vedere. Guarda, Remo, che maglia. Ma non ci credo. Guarda, Remo. No, vabbè. Che vabbè. Dai, ci sta. Ma hai tradito la tua Roma oggi? Per cambiare maglia qualche volta, eh? Osimhen numero 9, dai. No, non ci credo, ma l'hai portata lo stesso. Questa la porto sempre. Va bene, dai. Cioè, e queste sono le tue scarpe? Sì, sono di Francesco Totti. Sì, il verde col celeste. Sì, tutto Adidas, Remo, Adidas, Amazon. Ma perché stai cercando di entrare da qui? È sempre che stavo al supermercato, giro tondo. Da lì si entra, non da qui. Non lo so, è l'occhetto. Scusa, da qui si entra, che entravi da lì in fondo? Guarda che tappeto. Vediamo. Guarda. Dai, fai un tiro già da qui, dai, in fondo. Mamma mia. Guarda anche lì, sulle panchine. Possiamo mettere le cose. Poggiamo qui. Già ti stai riscaldando. Oh, guarda, ti sto riprendendo. Un cavallo, sì. Bellissimo. Guarda come si palleggia, non come fai tu. Vabbè, ma tu c'hai le scarpe di Ronaldo. Una porta stava. Osimhen, la prima sfida facciamo a chi prende più traverse, va bene? Lo facciamo a questa porta. Da dove tiriamo? Dal calcio di rigore o da lì? Dal calcio di rigore. Chi arriva prima a tre? Quante probabilità? No, vediamo chi arriva prima a tre. Una volta e una volta tu. Vado. E alto, alto. Ora tocca a me, ragazzi. Quasi, dai, qua. Non c'entra la vicinanza. La precisione. Ah, voglio proprio vedere. Ma che è? Devi tirare con me più piano. No, che più piano. Sì. Olè! Ragazzi, ma qui chi può vincere? Già si sa chi vince. Se arriva a tre, eh? Non prendi il pallone. Eccolo Osimhen, ancora lui. Vediamo se può pareggiare. Vediamo che combina. Fuori, fuori, fuori. Vediamo se riesco a fare il due. Sei fortunato. Però devi ammettere, eh? Sei fortunato, però. Ma che due di fila non è fortuna. Ora tocca a te. Vai, vediamo se riesci almeno a fare uno. Vediamo. Vediamo di chiuderla questa, eh? Vediamo. Ah. No, guarda. Di prima. Ma che fai? Questo vale. Ma come si fa? La scarpa. Dai, vediamo di chiudere questo shank. Vai. Io l'ho sentita, eh. Mio padre aveva detto che era solo fortuna. Ma ho visto, abbiamo fatto vedere che l'ho presa tre volte. Quindi non è fortuna. Possiamo dire che ci siamo riscaldati. Però ora inizia la vera sfida. Ora inizia la vera sfida. Ma che sfida sarà? Dobbiamo cambiarci le scarpe. Non dobbiamo utilizzare queste. Vabbè, non sono buone queste. Ho delle scarpe migliori, vuoi vedere? Ma allora, che sono comode. Che marca sono? Nike. Sono tutte qui dentro. Però ora non te le voglio spoilerare. Guarda, bella la ce marca. Ne sono tante, eh. Bella la marca Nike. Devi dire quale vuoi. Qui ne ho tre paia, eh. Ma hai preso il 43? Che a me il 43? Ho
fatto tutto bene. Quale vuoi di queste, papà? Quelle con le bulonate. Guarda. E che devo fare con queste? Questa, la rossa. Cioè, le scarpe da donna mi devo mettere con i tacchi. Vediamo. Tutti sono bravi a giocare con questo, con quelle, ma vediamo. Ma stiamo a scherzare, ma io quella mi devo mettere. E vabbè, ma cosa, che figura devo fare con quei tacchi là, Remo? Ho preparato dei bigliettini che dopo li peschiamo. E con i tacchi c'è scritto cosa dovrei fare. Allora, qui abbiamo i bigliettini. Vediamo. Vediamo. Facci vedere cosa c'è scritto. Giro di campo, un minuto. Con i tacchi, Remo. Ma stiamo a scherzare. Allora, vediamo se ti vanno. Quale hai scelto? Ma cosa ho scelto? Non lo so. Questo non mi vanno, Remo. Cosa fa? Non mi vanno. È dietro, avanza a 1000 metri. Così qua. Deve andare. Vediamo quest'altra. C'ho ancora, Remo. Ma non entrano. Vedi, non entrano. Come cammino? Secondo me questo è nero. Allora, eccolo qui. Il timer inizia da adesso. Vai, giro di campo. Non puoi entrare. Perché... No, corri di più. Dai. Dai, 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 che sei tutti noi. Dai, Osimhen. Dai, arriva almeno alla porta, dai. Dai, che sono... Bravo, così, così. Vai. Ora c'è la curva, Non riesco. Vai, dai, sei andato... Io so che ti stai abituando. Mamma mia, non faccio più. Dai. Sta andando bene. Quando manca? Dai, manca la metà. Siamo già a metà. Non faccio più. Quindi, che ne pensi? Oh, un minuto, sei arrivato qui. Cioè, sei partito da lì. Hai fatto metà campo. Remo, ora toccherà a me ridere. Lasciate tanti mi piace. Iscrivetevi al canale. Perché, papà, cosa hai fatto prima? Incredibile. Ora devo ridere io. Devo ridere. Secondo te cosa c'è scritto? Che ne so, Remo. No. Cosa sta scritto? Gol dalla distanza. Vai, incomincia. Se non ce la faccio con queste, mi metto quelle tue. Vai, corri. Come serve? Vai bene, Remo, vai. Ma bene. Ma che va bene? Dai, Remo, pronto, non dai. Non riesco nemmeno a stare in piedi così. Questa è la sfida. Sono belle, Remo. Vai, Ronaldo. Se pur la scarpa è buttata, Remo. Ma la scarpa se n'è venuta. Ma vale, dai. Ho legato qui con laccio. Quindi te sei, non se ne viene la scarpa, ho vinto. L'ultimo tentativo. L'ultimo, Remo, dai, l'ultimo. Difficile, raga. Cioè, non riesco nemmeno a stare in piedi. Figurati se correvi, come hai fatto correre a me. Vado. Vai. Ole! Tutto con te. Vediamo, vai. Stiamo tutti aspettando. Ok, dammi questo che non serve. Portiere. Ok, quindi ti devi mettere i tacchi, devi stare in porta. Vediamo quante ne pari. Io ti do calciare, ok? Va bene. Dai, belli, se ne sta vedendo lo stemma. Guarda, hai visto? Ecco, facciamo vedere il nostro portiere con i tacchi. Guardatelo. Che mi fanno male i piedi. Vado. Dai. Ma che si muove? No, ragazzi, ma così ti segno tutte. Faccio l'altro, dai. L'ha presa con i tacchi. Vai, ultimo. Vai. Vado? Vai. No, se ripicco. Dai, Remo, mi fanno male forte. Ultimo tentativo. Mi fanno male. Vabbè, l'ho tirato piano. Non li potevo tirare forte, ragazzi. Guarda. Quindi ti tiri indietro tu. Rima, non posso mettere quelle scarpe. E quando mi hai fatto correre, mi hai fatto male. Vabbè, allora facciamo una cosa. Per dare onore a questa sfida, concludo io. Vai. Ma guarda cosa mi tocca fare. Potevamo fare a metà. No, ora tu. Ci aiutavamo a vicenda. Devi almeno. Bene, è proprio preciso. Io vado zoppo. No. Sei uscito? Palleggi. È bello, Remo. Quanti almeno, papà? Perché con i tacchi è troppo difficile. 1000. Ma che dici? 10? Non so se nemmeno si arriva a 10. 5, dai. 5. Se arriva. Come faccio? 5, dai. Dai, metti. Facciamo che per tutte le sfide me li lascio. Cioè, non posso stare sempre a me. Puoi fare i palleggi, puoi fare tutto. Puoi anche guidare. Quindi sei bello tirato indietro e quindi non devi fare più niente. Ho corso per un minuto con quelli tacchi. Allora, corri tu per un minuto e vedi come ti senti. Sono pronto. Cosa devo fare? Palleggi, 5 palleggi. Sei pronto, Remo? 3 tentativi da 5. Cado per terra. Non importa. Raga, è impossibile. Riprova. Hai visto? Olè! Hai visto? Dai, ora ne faccio di più anche. Ah, hai visto? Hai preso gusto. Olè! Guarda. Sì, 10.
10 per vedere con che scarpe. Sì, guarda, con il tacco da 20. Se non mi riesco più ad alzare, mi fanno male i piedi, me li devo ritogliere ora. Un po' di pausa, ragazzi, perché. Ah, che dolore! Dolore. Secondo te può entrare un tacco del genere? Che guarda quanto è piccolo. Questo sarà un 39, io sono un 42 e mezzo. E io cosa ho fatto? Faccio altre due sfide e basta. Vai. No, no, esultanza. Devi esultare. E guarda di chi? Di Ronaldo. E da come faccio col tacco a fare così? Devi esultare. Ma posso esultare così? No, devi metti i tacchi. Tu devi fare un'esultanza senza tacchi. Una bella, eh? Non una brutta. Vabbè, lo faccio vedere io. Mettiamoci questi tacchi per l'ennesima volta. Quindi devo fare proprio quella di Ronaldo. Sì. Sì. Sfrutto questo momento per dirvi di seguirmi su Instagram, se ancora non mi seguite. Perché oggi registrerò anche dei brevi video che poi pubblicheremo su Instagram e non vedrete qui. Quindi seguitemi su Instagram e andatele a vedere. Attenzione, passaggio per Ronaldo. Ecco qui Ronaldo! Cristiano! Sì! Sì! Lukaku per Dybala che la stoppa. Ecco Paolo! Dybala! Eccolo! E come si chiama questa che hai fatto, scusa? Questo. Come si chiama questa esultanza di Dybala? Dai, non la puoi non saperla. Dybala? Dybala Mask! La Dybala Mask! Tutti i nostri iscritti, non la diciamo, devono commentare scrivendo di che giocatore si tratta dall'esultanza, va bene? Eccolo! Ragazzi, non vi diciamo chi è questo, non vi diciamo chi è questo, dovete indovinare. Sotto nei commenti. Vai. Tanto uno ne è rimasto. Questo lo devi fare tu. No, fai tu, Rimo. Calci di rigore. Quindi metti tu in porto e quei tacchi ti devo segnare. È sempre, io te li paro tutti. Ma che dici? Ma che fai a palleggiare così? Tutti sono buoni a palleggiare così. Con i tacchi devi farlo. Ma così lo sanno fare tutti. Guardo Simen, guardo Simen, guarda. Comunque, ora devi fare il portiere, eh? E con i tacchi, te li vado a prendere i tacchi? Allora facciamo che ho 5 tiri. Devo fare almeno 2 gol. Guardate, ragazzi, i tacchi. Vado col primo, eh? Ma che portiere sei? Per farvi capire come sto tirando. Ma ti metti lì per segnare tutti? No, non sei. Solamente fare un altro per superare questa sfida. Vai. Terzo tiro. Olè! Ta, 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 ta. Mamma, mamma mia! Vida stancante, anche se tu non l'hai fatta, diciamo la verità, a posso, metà l'hai fatta. Remo, non posso camminare proprio. Però posso dire a tua discolpa che tu hai fatto una sfida, sì, una delle più difficili, quale il giro del campo, che quella, vale per vale tutto. Vale per 10, vale quella. Mi raccomando, se volete altri video sul calcio, perché ora siccome il tempo è ancora bello, possiamo portare altri video nel campo, certo, da calcio, perché certo, secondo me queste sfide sul calcio vi piacciono. Certo. E quindi dovete lasciare un bel mi piace, si devono iscrivere al canale. E non vedete questa maglia, che la mia squadra del cuore è la Roma, eh. Invece guarda questa, sempre Forza Juve. Commentate anche con la vostra squadra del cuore, così vi lascio anche un cuoricino, certo, con la vostra squadra. E che dire, quindi un saluto da Giastremo e da Marco, e noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video. Ciao.